Iniziamo e lo ringraziamo per la disponibilità con il mister della Regio Mediterranea, mister Misiti con noi. Buon pomeriggio mister, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi. E allora, mister, la prima domanda è come è andata questa quarantena? E sicuramente adesso c'è un po' più di sorriso, direi, no? La quarantena è andata malissimo, nel senso stare 50 giorni dentro è stato pesante. Pesante perché chi è abituato a vivere il campo, a vivere lo sport, stare sempre in giro in mezzo alla gente, è chiaro che è venuta pesante. Meno male che da questa settimana hanno liberato un poco la situazione, che si può allenare e quindi stiamo respirando un poco. Quindi la situazione non è bella, stiamo vivendo un momento storico, questa pandemia sta distruggendo il mondo. Meno male che piano piano stiamo cercando di limitare i danni facendo i sacrifici, rimanendo dentro e rispettando le regole. Esatto. Mimmo, subito la parola a te. Ciao mister, ben trovato. Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Allora, io entro proprio a gamba tesa nel discorso calcio, visto che già con Emilio avete parlato in via generale. Si fa un gran parlare, siamo in mezzo alla confusione più totale, non si sa come finirà, se finirà questa stagione, come si ripartirà, come non si ripartirà. Ovviamente voi siete in una posizione particolare. E quale sarebbe, secondo te, la migliore soluzione, anche dal punto di vista soprattutto di chi il calcio lo vive ovviamente in impresa diretta, cioè mettendo impegno e sacrificio per ottenere dei risultati? Allora, partiamo dal presupposto che ripartire per fare le altre sei partite non si può fare, per tanti motivi. Il primo è perché è da quasi 50 giorni, 60 giorni che tutti i calciatori, tutti addetti ai lavori, siamo fermi, quindi ripartire è difficilissimo. Poi c'è da dire che il 60% delle società sono tutti ragazzi giovani, e quindi non penso che un genitore mandi il figlio a giocare, a fare la partita, che ancora siamo in piena pandemia. C'è da dire che per quanto riguarda la classifica, secondo me, io la vedo così, è chiaro che il primo è il San Luca, è la squadra che comunque per tutto l'anno è stata prima, è la squadra che è vincitrice della Coppa e secondo me merita di andare direttamente in Serie B. Per quanto riguarda dalla seconda alla quinta, non si fanno i playoff, però io ritengo che la Lega deve dare la possibilità alle società di fare la domanda di ripescaggio. Poi chi ha la forza economica di andare avanti va avanti. Per quanto riguarda le retrocessioni, non deve retrocedere nessuno, secondo il mio parere, e sicuramente da 16 squadre che siamo, portarle a 18 e far salire la Spillese dalla promozione e il Belvedere dall'altro girone, no? E quindi secondo me questo potrebbe essere un criterio. Poi per me questo è un mio pensiero, poi si deve vedere quello che dicono le altre cariche. Mister, io sono in larga parte d'accordo con questo, perché comunque diciamo anche che la classifica dopo 24 giornate in qualche modo fa emergere i rapporti di forza, però io oggi con tutti voi allenatori che siete tutti uomini di sport voglio fare una riflessione, una domanda. Se le altre discipline, il rugby, il basket, la pallavolo, potrei continuare all'infinito, sono riuscite ad arrivare subito a una conclusione e anche ad una sorta di emissione di verdetti, ma allora il calcio è veramente meno nobile come dicono gli appassionati di altri sport, oppure c'è troppo interesse e allora è vero che bisogna ritornare più a una concezione marcatamente sportiva? Perché è veramente incredibile, chiedo scusa mister, che siamo arrivati a metà maggio praticamente ancora di fatto non abbiamo una soluzione definitiva. Emilio, il problema è che il calcio è complicato,
è bello ma è complicato, perché ci sono, come stai dicendo tu, anche da tanti interessi. A partire dalla Serie A, arrivare fino all'eccellenza, ci sono tanti interessi, perché in Serie A ci sono i diritti televisivi, tanti soldi che girano, e quindi è un'azienda a tutti gli effetti. Quindi anche tra i dilettanti sembra una cavolata, ma girano tanti soldi se uno si fa due conti. Quindi devono cercare di trovare la soluzione per tutti. Poi per quanto riguarda tra i dilettanti è molto diverso, perché per fare un esempio, una squadra di Serie D di eccellenza vive di sponsorizzazione. Ci siamo? Certo. Quindi in questo momento, in questa fase di questi due mesi, dove l'economia italiana ha avuto un calo bestiale e dove tutti i piccoli esercizi commerciali sono bloccati, voglio dire, non lavorano, quindi chi è che dovrebbe sovvenzionare queste squadre dilettanti? Quindi si deve cercare di trovare la strada giusta per cercare di trovare l'equilibrio. Quindi non è facile né riniziare né chiudere subito, come possono essere le altre discipline. Diciamo che poi bisogna mettersi in testa che c'è l'avere, ma c'è anche il dare. Non so se Mimmo ha completato o vuole ancora aggiungere qualcosa. A posto Emilio. Va posto bene. E allora ringraziamo Mister Misiti per la disponibilità e speriamo di trovarci presto sui campi. Sì, io spero che iniziamo, ma mi sembra un po' difficile, perché qua la situazione, secondo me, possiamo iniziare verso settembre-ottobre, se tutto va bene, secondo me, per entrare di nuovo nella normalità. In attesa che scienziati trovano il vaccino. Per questo Covid-19. Speriamo bene. Mister, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi per l'invito. Buonasera. Grazie. Buon pomeriggio a tutti.